Il mare della mia Sicilia, insomma, del mio paese. Mi piacerebbe moltissimo, ma so che è quasi impossibile tornare a vivere lì, ritornare lì dove sono nato, con i miei amici, il mare, andare a pescare i ricci. Mi chiamo Giuseppe Fiorello, sono nato a Catania il 12 marzo 1969. Codice fiscale FRLGPP69C351D. Partita IVA 1. No, scherzo. Kiko! Sono stato innanzitutto un bambino molto timido, molto chiuso, un po' bloccato, come ho raccontato in molti teatri italiani. Poi sono stato un ragazzo ancora molto timido, molto chiuso e molto bloccato. Poi sono stato un uomo un po' meno timido, un po' meno chiuso, un po' meno bloccato. E poi sono stato e sono ancora un padre, molto meno timido, molto meno chiuso e bloccato per niente, perché un padre non può essere bloccato. E quindi grazie a loro, ai miei figli, ho trovato finalmente una libertà. Dai, passa qua davanti, va. Stai sempre là incazzato. Dai, siediti qua. Ma che credi che non lo so, eh? Lo so quello che stai pensando, lo so. Certo che lo so. Se c'era lui risolveva tutto, è vero o no? Ma tu lo sai che cosa ha lasciato la mamma? Una montagna di debiti ha lasciato. Ora che ci pensa la mamma, secondo te? Io e te ci pensiamo. E nessun altro. In questo film la cosa che più di tutte io mi porto via con me è stato lo studio che ho fatto su di me attraverso un personaggio. Solitamente lo faccio da solo. Preparo i miei personaggi da solo, lavorando, studiando, leggendo, inventando, creando, immaginando, e stavolta l'ho fatto con il regista e con un assistente del nostro caro regista, Rosa, la nostra amata Rosa, che usava sempre una frase, ci diceva sempre: usalo, qualsiasi cosa ti accada in questo istante, o senti, o vedi, usalo. Fammelo vedere e poi vediamo se possiamo applicarlo o meno al personaggio. E così è stato. Questa è stata l'esperienza, diciamo, professionale più alta. Ragazzi, è tornato il capo! Ah! Ehi, Kiko! Il Ah! capo è tornato! Che segato! Dove stai? Dove sei stato? Batti 5, Sei stato capo, a dai! donne! Cosa sei Sei stato stato a a donne? fare qua? Hai trovato una bella figa? Anche questa cosa! Kiko! Scendi, oggi guidi tu. Ma che guida lui? Oh, ragazzi, io vado a piedi, fatemi scendere. No. Forza, scendi, fagli vedere queste quattro scemonite, zitti. Lo tengo io, però, Sei pronto? Sì. Vai. E così ho potuto avere l'opportunità di confrontarmi con un attore non professionista. Ed è sempre un'eccitazione fortissima, altissima, perché lui sa che quello che sta facendo parte direttamente dal cuore e c'è un elemento bellissimo, fortissimo, a cavallo tra l'adolescenza e l'uomo. Si raggiunge un apice emozionantissimo, fortissimo, delicatissimo, pericolosissimo, perché si pensa di essere onnipotenti, si pensa di non avere paura, si pensa di non sentire dolore fisico, si pensa a tutto quello che e poi alla fine invece ti può fare male. Questo è un elemento del film che a me ha colpito molto, il senso di onnipotenza che può pensare di avere un ragazzo di quell'età, che a volte può raggiungere,
può sfiorare, può quasi toccare con un dito l'onnipotenza, l'adolescente. A volte si può scottare, si può fare molto male. Chico, sto parlando con te. Oh! Sai come ci arriva nel frigo tutta sta roba? Tieni io il frigo. Io me ne vado in camera mia. Oh. Qua non c'è camera mia, capito? Qua non c'è camera mia. Se vuoi camera tua, devi fare la tua parte come tutti gli altri. Finiamo la pacchia, Chico. Questa non è casa tua, questa è casa di mio padre. Capito? Da ragazzino io stavo a scuola pensando sempre, avevo sempre la testa fuori da quelle mura. Non ero mai in classe, non c'era niente da fare. Ero troppo sognatore. Sognavo troppo a occhi aperti. E poi c'era un'aggravante. L'aggravante era logistica. La mia scuola e la mia classe aveva una finestra che dava proprio sulla spiaggetta del paese. Ma come si poteva studiare al 15 di aprile, quando negli anni 80 c'erano già 27 gradi e il mare era una tavola blu? Come potevo stare attento in classe con la professoressa? Allora oggi parliamo di questa cosa, di quella cosa, allora tu hai studiato, tu fai... Ma come si fa? Io ho la finestra qua, sto mare meraviglioso, bellissimo, questo blu fermo, immobile, un mare stupendo. E io lì affacciato alla finestra così... Chico, dov'è il tuo quaderno? Buongiorno. Ho portato latino invece di grammatica, professoressa. Quindi non hai fatto gli esercizi? No, li ho fatti. Li hai fatti, ma? Ma una buona scuola è importante. Una scuola sana. Dei professori che hanno voglia di insegnare qualcosa è una buona scuola. Dei professori che amano gli studenti è una buona scuola. Altrimenti avete ragione voi. Se non c'è tutto questo, se non ci sono questi elementi, in qualche modo la scuola può formare male e quindi fare dei danni. Bisogna stare molto attenti a questo. Ma non deve essere una scusa per scappare dalla scuola. Bisogna trovare un equilibrio. L'equilibrio si trova solo ed esclusivamente, secondo me, in un dialogo aperto, profondo e sincero all'interno della famiglia. Lì comincia la scuola. Poi la scuola è un altro discorso, ma la vera scuola comincia in casa, in famiglia, ascoltando i genitori, ascoltando se stessi, parlando, non chiudendosi troppo dentro se stessi, altrimenti la chiusura, ve lo dice un uomo oggi, un ragazzo, un bambino, che è stato molto chiuso e per questo ha avuto difficoltà poi a comunicare quello che avrei voluto essere, quello che avrei voluto fare. La scuola, io ripeto, l'ho saltata in fretta e di questo ho delle lacune, ad esempio le più banali, le più semplici, che comunque mi avrebbero potuto dare una grossa mano, non so, parlare una lingua straniera, e per me è una lacuna enorme non poter comunicare perfettamente come avrei voluto, e almeno quantomeno la lingua inglese, no? Perché non la volevo studiare e oggi ne pago le conseguenze. Allora è tutta una reazione a catena fortissima, enorme, grandissima e anche professionale. Mi ha limitato. Non potrei affrontare un progetto internazionale, dovrei faticare il triplo, il doppio. Quindi se vi posso, ecco, dare un consiglio, uno, e mi contraddico, non li do mai consigli, non mi piace darli, ma questo però la voglio buttare lì. Una lingua è importante oggi, parlare, saper parlare una seconda lingua è fondamentale per essere liberi. Io non so niente di filosofia. Prima di sapere una cosa, devi sapere perché la vuoi sapere.